Capire cosa regola il flusso di denaro in un'azienda significa capirne il business. E un modo per avere accesso a questo know-how è lavorare nell'ufficio acquisti, procurement. Ciao, io sono Maurizio e ti do il benvenuto. Ho 25 anni di esperienza nel mondo corporate in Italia e all'estero e in questo canale aiuto i professionisti a migliorare il loro mindset e quindi la loro carriera. Se ti interessano questi argomenti, ti invito a iscriverti al canale e a seguirmi, oggi con un po' di pazienza per via della voce rauca. Procurement, l'ufficio acquisti, è ovviamente la funzione che si occupa di acquistare servizi o prodotti per l'azienda. Quando parliamo di prodotti, potrebbero essere macchinari, pezzi di ricambio, componentistica IT, mobilio. Quando parliamo invece di servizi, stiamo parlando per esempio di manutenzione, security, licenze, flotta aziendale e via dicendo. Personalmente ho iniziato la mia carriera proprio nell'ufficio acquisti. Scelta che per alcuni potrebbe sembrare strana, visto che io sono un ingegnere elettrotecnico di formazione. Come primo lavoro sono entrato nell'ufficio acquisti di una raffineria di petrolio, perché erano gli anni della liberalizzazione del mercato dell'energia, del gas prima e dell'energia elettrica dopo, ed io ero specializzato e anche appassionato in energy management, molto prima che fosse una cosa cool. Stiamo parlando degli anni 90, preistoria. Guardandomi indietro, vi assicuro che partire da procurement probabilmente è stata l'esperienza che ha maggiormente aiutato la mia carriera successiva. Perché proprio procurement per capire il business? Pensiamoci un attimo. Scambio denaro a fronte di servizi prodotti. E in questo caso ovviamente sono lato cliente, ricevente dei servizi prodotti. La mia azienda, d'altro canto, vive vendendo prodotti e servizi ai suoi clienti, quindi ovviamente siamo lato vendita in quel caso. Però alla fine le dinamiche e i meccanismi sono sempre le stesse. Questo scambio ovviamente è regolato dai contratti e vi assicuro che contratti fatti bene, soprattutto quelli grandi, quelli importanti a livello di complessità o di volume o di geografia, sono un universo di implicazioni di business interessantissimo. All'interno dei contratti ovviamente c'è la definizione dei servizi, tutte le specifiche della governance, la parte delle performance, la parte ovviamente finanziaria, tutta la parte relativa ai periodi di transizione e tantissimi altri fattori che una volta definiti vincolano le aziende per anni. Lavorando in procurement si ha l'opportunità di fungere da ponte tra la nostra azienda e spesso tra diverse parti della nostra azienda e il mondo esterno, il mercato. In alcuni casi si parte da un'esigenza interna, quindi devo ovviamente collegarmi con il team che ha un'esigenza. Devo capire di che cosa hanno bisogno. Questa esigenza devo trasferirla in delle specifiche tecniche e specifiche contrattualistiche, in delle aspettative. Poi devo capire chi nel mercato di riferimento potenzialmente è in grado di fornire questi servizi o prodotti. Poi devo attivare tutte quante le fasi per una gara, che possono essere RFI, RFP, RFQ, Request for Information, for Proposal e for Quotation, tecnicismi senza approfondirli troppo. Poi c'è la parte importantissima di negoziazione per la chiusura di un contratto, per la gestione dei periodi transitori e poi anche per la gestione del contratto durante gli anni a venire. E vi assicuro che le dinamiche sono molto interessanti, soprattutto perché le aziende cambiano. Un contratto di 3-5 anni, l'azienda che l'ha firmato non sarà la stessa che si troverà alla fine del contratto, quindi cambieranno moltissimo le esigenze e spesso ci si deve mettere a rinegoziare o rivedere parti dei contratti. O come vi dicevo, si può anche partire non da un'esigenza interna, ma da delle opportunità del mercato. Nel senso che procurement ha sempre l'orecchio a terra, è sempre in contatto con fornitori per capire se magari ci sono nuove tecnologie o nuove aziende o delle opportunità e quindi devo verificare se per qualcuno all'interno dell'azienda possono ritornare utili. E in questo caso ovviamente far partire tutti i processi di cui parlavamo prima. Quindi un'interessantissima funzione bridge tra il mondo interno ed esterno alla nostra azienda. Perché mi piace procurement? Per quali sono i punti di forza che io vedo nelle posizioni in procurement? Primo punto, è una funzione strategicamente molto rilevante. Immaginate l'importanza dei saving che si possono ottenere
lavorando e revisionando i contratti o ottimizzando determinate fasi di approvvigionamento. Il secondo punto è che si deve lavorare per forza a stretto contatto sia con il business che con finance, e quindi c'è un ottimo punto di vista e si è esposti a diversi aspetti del business ed è veramente un'ottima opportunità per la crescita come know-how. Il terzo punto, che secondo me è quello un attimo più interessante e spesso sottovalutato, è che procurement è un interessantissimo punto d'ingresso nelle aziende, diciamo non lineare. A seconda dell'ampiezza e della complessità, un'azienda può avere diversi team di procurement, con anche persone specializzate in vari settori, quelli che vengono chiamati normalmente i category manager. Ecco, uno dei punti più interessanti è che non c'è un naturale sbocco universitario per procurement, non c'è una corrispondenza uno a uno, questa laurea mi porta a procurement, per cui si viene molto svincolati dalla logica che spesso ci chiude nell'angolo del questo è il mio titolo di studi, quindi questo è il tipo di lavoro che posso fare. A me ha sempre dato grandissime soddisfazioni l'esperienza in procurement, difficile ma molto stimolante. E posso dire che ha rappresentato un banco di prova molto importante sotto vari aspetti per la mia carriera. Ricordo ancora quando, dopo aver scritto e negoziato un contratto per la manutenzione di motori elettrici, mi sono spostato poi a maintenance engineering e quindi ho iniziato a usare il contratto che avevo preparato quando ero in procurement. Ed è stato un bellissimo reality check. Ovviamente non potevo parlarne male, però... Quindi il mio consiglio è: considerate procurement come un'ottima opportunità o punto d'ingresso per la vostra carriera, soprattutto se non volete rimanere incastrati in una carriera verticale da specialista. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete esperienza in procurement o avete delle considerazioni a riguardo. E nel frattempo vi invito a vedere il mio video nel quale parlo proprio del discorso carriera da generalista o da specialista. Vi ricordo che sia per i professionisti che per gli studenti universitari ho preparato dei test per valutare un attimo la vostra situazione, quindi metto i link in descrizione. Completando questo test ricevete un report con una valutazione del vostro status su diverse dimensioni e con anche dei consigli su come lavorare, dei link utili e dei suggerimenti. Troverete in descrizione anche il link con tutte le informazioni relative al servizio di consulenza di carriera. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!